buongiorno a tutti. Oggi vi voglio parlare di una tecnica di moltiplicazione per via vegetativa che riguarda alcune piante. Si tratta del cosiddetto capogatto. Il capogatto è praticamente un sistema di moltiplicazione che si avvale della capacità di alcune piante di emettere le radici anche non rispettando la polarità, cioè dire a testa in giù. Voi sapete che normalmente qualsiasi pianta moltiplicata per talea, una delle condizioni indispensabili affinché vengano fuori le radici è il rispetto della polarità, che significa che le gemme devono sempre essere disposte verso l'alto. Nel momento in cui noi mettiamo una talea sottosopra, ecco che la radicazione non può avvenire. Ci sono delle eccezioni a questa regola che riguardano poche piante, diciamo, tra cui queste piante di cui mi trovo qua a fianco, che sono delle piante di more senza spine. Un'altra pianta che può essere moltiplicata per capogatto può essere il rovo, o le more con le spine, o il lampone, oppure il papiro. Diciamo che riguarda una piccola schiera di piante per cui è possibile moltiplicare attraverso questo sistema. Ecco, come potete notare, qua lungo il filare, poiché queste more sviluppano dei rami molto lunghi, ecco, come potete notare, questi rami lunghi poi tendono a ricadere. Ricadendo, cosa succede? Che la punta del ramo va a toccare terra. Ecco che una volta che il ramo tocca terra, questo è in grado di emettere le radici, malgrado sia un ramo a testa in giù. Per cui è una sorta di automoltiplicazione, se vogliamo, della pianta. Per cui adesso noi non faremo altro che andare alla ricerca di questi rami che hanno emesso le radici. Ecco un ramo che trovo che ha emesso le radici, vedete, è questo ramo qua, che è molto lungo. Ecco, se noi lo seguiamo, se noi seguiamo questo ramo, vedete che parte da quella pianta là, arriva in questo punto e qua, praticamente nel punto dove tocca terra, possiamo vedere che il ramo è radicato. Ecco, adesso mi avvicino un pochino. Ecco, seguiamo questo ramo, vedete che è un ramo molto lungo, che praticamente, per il fatto che è così lungo, ovviamente non si regge in piedi, per cui ovviamente la punta va a contatto col terreno. Ecco che una volta che va a contatto col terreno, possiamo notare che la pianta emette le radici. Quindi allora noi cosa facciamo? Non facciamo altro che prelevarla e invasarla. Ecco, vedete che qua ce n'abbiamo, abbiamo un altro. Ecco, guardate qua. Ecco, come vedete, abbiamo questa emissione di radici, per cui noi adesso non facciamo altro che staccare questi rami radicati e metterli in vaso oppure a dimora. Ecco, io adesso ho separato il ramo. Come potete notare, le foglie sono rivolte verso il basso, per cui
La pianta cosa farà? Noi la metteremo a dimora così com'è. Una volta che la pianta riparte con la nuova vegetazione, noteremo che i nuovi germogli partiranno dalla base e quindi si dirigeranno sempre nel verso della sua polarità. E poi questo tratto qua, una volta che è nato il nuovo germoglio qua alla base, questo andrà eliminato. Ecco, altri rami radicati. Quindi ci ritroviamo già pronte le nuove talee senza aver fatto troppa fatica. Le piante con cui noi possiamo fare questo sistema di moltiplicazione, ripeto, sono poche, quindi ripeto, sono il rovo, le more, il lampone, il papiro. Quindi le altre piante, purtroppo, se non si rispetta la polarità, ossia il verso delle gemme che devono essere rivolte sempre verso l'alto, la radicazione non avviene. Bene, anche per questo video ho terminato. Vi ringrazio e vi saluto.